Buongiorno a tutti da Lux 65. Da Lux 65. Domani stasera ricomincia la Champions League. La Champions League. Che cosa devo dire? Da quando sono bambino è il trofeo più ambito, il trofeo più desiderato. Credo che nessuno più di me, che sono di Milano, che sono cresciuto in classi di bambini piene di tifosi dell'Inter e tifosi del Milan, negli anni 70 ovviamente, la Juve non vinceva 9 scudetti consecutivi, magari adesso nelle classi si trovano molti più bambini juventini, all'epoca magari a Milano eravamo più misti e ti veniva detto, ma la Juventus non ha la Coppa dei Campioni, mentre il Milan e l'Inter ne hanno due a testa, e quindi per me è sempre rimasta il cacchio di unicorno da catturare prima o poi, e mi sono visto, tranne ovviamente la prima finale di Belgrado del 73, in cui non ero ancora, all'epoca i bambini di 8 anni ancora, non è come adesso che sono davanti alle televisioni, all'epoca il mondo era molto diverso da adesso, e quindi diciamo che ho ricordi della Juventus in televisione dal 70. I ricordi delle coppe, dalla Coppa di Bilbao, dalla Coppa UEFA in poi. Forse non venivano neanche trasmesse tutte le partite. Beh, la finale sicuramente l'hanno fatta, ma io non l'ho vista. E quindi all'epoca si subivano queste cose. Magari i bambini sapevano che la Juventus aveva più scudetti, però magari per qualcuno la Coppa dei Campioni contava di più, eccetera, eccetera, eccetera. Io rimango sempre di un ordine di idee. All'epoca si festeggiava qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Io ho vissuto anni in cui ho festeggiato la Coppa Italia del 90, perché la Juventus ha un po' di anni che non vinceva. Abbiamo festeggiato tantissimo il primo scudetto di Lippi, il primo scudetto di Conte, quindi è il numero di anni che non mangi, che dà la dimensione del festeggiamento. Adesso ovviamente il tifoso juventino, uno dei più mal abituati, anzi il più male abituato d'Italia, protesta perché forse quest'anno, dopo 9 anni, che praticamente sono 10, sono 10, sono 10, dopo un decennio a marchio bianconero, forse non vincerà lo scudetto perché lo vince l'Inter. Ragazzi, le altre squadre investono un sacco di soldi come li investe la Juventus, quindi ok, si criticano i dirigenti della Juventus, ma che cosa dovremmo dire degli altri? Ha speso poco la Roma, ha speso poco il Napoli, ha speso poco l'Inter, mi sembra che l'Inter abbia speso tantissimo, ha speso poco il Milan, lo sport è così, lo sport è così, quindi non tiferò di meno. Sì, mi incavolo anch'io quando gioca male. Mi incavolo moltissimo. Mi incavolo che la Juve non abbia comprato dei centrocampisti forti, ma quello è un altro paio di maniche, che esula dal fatto di partire già negativi, anche perché il campionato non è concluso, ci sono 16 giornate, 16 giornate di campionato, un campionato governato dal Covid, che può essere anche. Può cambiare anche per un infortunio di un giocatore magari chiave in qualche squadra che magari è in testa alla classifica. E con una Juventus che ha, sì, 8 punti di distacco, ma che potrebbero essere 5. 5. E quindi ricomincia la Champions League contro il Porto, una squadra che comunque ha una tradizione pari alla nostra. Pari alla nostra, perché è una squadra che in Champions League c'è tutti gli anni, che ha vinto 2 Champions League, uguale alla Juventus, quindi non è una squadra da oratorio, uno stadio gigantesco, il Dodragao, una squadra che ha giocato con noi una finale di Coppa delle Coppe, quindi abbiamo ricordi lieti della finale di Basilea, sicuramente un avversario più del Lione dell'anno scorso. E poi vedremo, come si dice, la palla è rotonda. Iniziamo a
passare il turno col Porto e vediamo, vediamo. Mi ricordo commenti disfattisti dopo, giustamente, dopo lo 0-2 in casa col Barcellona, poi siamo andati a vincere 3-0. Quest'anno ci sono stati degli alti e bassi, degli alti e bassi. Tra la vittoria di Milano col Milan, l'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia, euforia per l'eliminazione, poi di nuovo down per una partita a Napoli. Siamo in una fase di ringiovanimento di squadra, perché la squadra è molto più giovane, l'età media magari sarà cambiata poco perché abbiamo degli ultra quarantenni ogni tanto in porta o degli ultra trentenni in difesa, ma se metti i sostituti giusti nei vari posti, l'età della Juventus è molto molto abbassata, è molto molto abbassata, a riformare un nuovo ciclo. Il gioco non è così brutto da vedere, probabilmente c'è qualche errore, c'è stato qualche errore in sede di mercato. E quindi che cosa dire? Sono stato juventino dopo il disastro di Calciopoli, ma perché non dovrei essere juventino adesso? Ma perché dovrei essere disfattista? Forse io sono meno juventino perché ho più provinciale, perché mi accontento. Non è vero che mi accontento. Io ogni anno quando partecipo alla Champions League spero che la Juventus la vinca, perché credo che quando l'ha vinta il Porto non fosse la squadra migliore, perché credo che l'anno scorso nessuno si aspettasse l'Atalanta fino a quel punto, e quindi le sorprese sono dietro l'angolo, certo. Le prospettive della Juventus di quest'anno non sono da vincente in Champions League, perché sicuramente il Bayern Monaco è più forte, ma a leggere i giornali dopo Juventus-Barcellona, Barcellona è una squadra di mostri, e poi noi abbiamo vinto a Barcellona per 3-0. E quindi forza Juve, fino alla fine, cerchiamo di dare il meglio a Oporto, di portare a casa un risultato positivo, il che significa non farci battere come l'anno scorso dal Lione, con il famoso 1-0 che poi dopo, a distanza di mesi, è diventato un macigno. Cerchiamo di portare a casa, che so, un 1-1 o un 2-2, di vincere, e poi vediamo nei quarti, quando rimarranno soltanto 8 squadre, 8, non 8.000, 8 squadre, 8 squadre, chi la sorte ci metterà contro, alle volte. La fortuna, hai visto mai? Hai visto mai? Un saluto a tutti dall'X65.